Dall'intesa di scuola ed imprese ha curato parte Arte Economy, arte e impresa per lo sviluppo del territorio. Un'iniziativa questa pluriennale pensata con l'obiettivo di offrire alle nuove leve nuove opportunità lavorative nel settore delle arti applicate, nuove soluzioni di crescita, nuove strategie per superare la crisi economica e sociale del nostro paese. Un progetto questo che sa attenzionare presenze cardine per il territorio come il liceo artistico Federico II Stupor Mundi e il Tangari Made in Italy, realtà nazionale nel campo della produzione di immagini di arte sacra, bomboniere e articoli da regalo. Un'iniziativa che si iscrive, diciamo, nel quadro della collaborazione intensa con le aziende del territorio, se non momento vero e proprio di alternanza scuola-lavoro. E d'intesa con l'azienda Tangari abbiamo pensato di dar vita a questa manifestazione che coinvolgesse i più ragazzi possibili. Un'iniziativa presentata a Corato che ha visto l'intervento entusiasta di Sua Eccellenza Monsignor Giovan Battista Pichieri, Arcivescovo di Trani Berletta, Bisceglie e Nazareth. L'arte diventa anche produttiva, se vogliamo usare termini concreti, della stessa realtà, una realtà trasfigurata, una realtà poi che permette all'artista di esprimersi con la mente e con il cuore, che sono ripieni di questo spirito che è Dio stesso che ci ha creati e ci ha reso capaci di diventare con Lui co-creatori. Io apprezzo e lodo questa iniziativa per offrire ai ragazzi maggiori opportunità di realizzazione. Un progetto questo che si apre con una prima edizione di un concorso di arti figurative. Il tema proposto è quello sacro. Realizzare quindi un'opera di arte sacra con tema la fede nelle sue plurime espressioni artistiche, grafiche, pittoriche, scultoree. L'opera più bella, valutata in collaborazione con docenti referenti scolastici e il management di Tangari Made in Italy, nonché da una giuria tecnica, verrà premiata. Difatti l'opera verrà esposta in un'apposita vetrina, in uno stand, in occasione di Coinè 2013, primo e prestigioso evento fieristico per la filiera internazionale del settore religioso, in programma dal 13 al 16 aprile prossimo a Vicenza. Gli studenti vincitori avranno inoltre una borsa di studio e si aggiudicheranno così uno stage presso gli stabilimenti di Tangari Made in Italy nei mesi estivi. Un progetto ambizioso che sa dare quindi un importante contributo al territorio. Il nostro contributo è valido soprattutto per il territorio e per l'aiuto ai giovani, al mondo scolastico, in sintonia con le imprese.